La creazione dell'asse feristico Padova-Bologna, o forse meglio Bologna-Padova, costa alla Città del Santo una delle sue manifestazioni più prestigiose, ovvero auto e moto d'epoca, che per l'ultima volta aprirà i battenti a Padova dal 20 al 23 ottobre per la sua 39esima edizione, per poi traslocare per la 40esima nel capoluogo emiliano. Se il presidente di Padova Hall, Nicola Rossi, parla di decisione ponderata, frutto di dialogo serrato, e anche la direzione di Padova Hall parla di operazione che dà slancio e allineamento alla nuova strategia, apportando risorse importanti, di tutt'altro segno molte reazioni in città, a partire dai commercianti rappresentati dall'ex presidente di Fiera Immobiliare Massimiliano Pellizzari. In questi ultimi 15 anni le abbiamo perse tutte, abbiamo perso Expo Bike, abbiamo perso Casa su Misura, abbiamo perso il Flormart, abbiamo perso Tecno Bar & Food. Io nel 2014, quando fui nominato presidente di Fiera Immobiliare, la prima cosa che sono andato a controllare sono stati i bilanci. E i bilanci erano in costante praticamente diminuzione. E quindi è evidente che c'è stata una strategia. Punta il dito contro l'amministrazione comunale il senatore della Lega Andrea Ostellari. Io credo che infatti la responsabilità qui sia tutta di un'amministrazione condotta da un sindaco che non ha avuto visione sulla città. Quindi noi abbiamo dei dati che non possiamo tralasciare. 1.600 espositori che arrivano non solo ovviamente da tutta Italia, ma che arrivano da vari paesi europei e non solo. 5.000 auto messe in vendita e 130.000 circa sono gli utenti che arrivano e che arrivavano a Padova e che ovviamente costituivano un indotto fondamentale per la città. Una decisione che deve essere spiegata alla città. Io mi auguro che si apra un dibattito nei prossimi giorni e che chi ha deciso questa strategia ci deve dare contezza, deve spiegarci come mai, deve spiegarci perché. Chiedo che l'amministrazione e che Giordani faccia ciò che si era impegnato di fare, cioè chiedere a tutta la città, prima di tutto, cosa vuole fare in relazione a grandi temi come questo. Chiedeva ad esempio di fare il referendum, li faccia su questo tema, voglio vedere quale sarà il risultato.